Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video speciale perché sarò in collaborazione con una ragazza che si chiama Angelica, che saluto e che mando un bacio. Abbiamo deciso di fare questo video assieme sui nostri prodotti preferiti. Vi lascio sempre sotto nell'info box il link per il suo canale, quindi dopo aver visto il mio video ricordatevi di andare a vedere anche il suo. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciarmi un pollice lì su. Vi lascio il video. Eccoci qui, come sempre struccate e via. Allora, come primer preferito vado ad utilizzare questo qui di Dior. È lo 001 Universal della Dior Backstage ed è un face and body primer. Infatti in combo col fondo ha un colore rosato. Mi piace un sacco, è molto idratante. Il profumo è buonissimo. E quindi ho deciso di scegliere lui come primer preferito. Poi passiamo al fondo. E come fondo assolutamente è lui, vince sempre il Fenty Beauty, il Pro Filter, però è quello idratante, Hydrating Longwear Foundation. Io lo utilizzo nella colorazione 210, che non è propriamente giusto perché è un po' più scuro rispetto alla mia carnagione, ma va bene, forse era meglio il 200. Come correttore utilizzo quello della Urban Decay, lo Stay Naked. E questo lo uso nella colorazione 20 Warm Yellow. Lo trovo una combo funzionale perché il fondotinta è idratante, lo sapete come mi piace il finish, è leggero, sembra di non aver su niente, copre ma non esageratamente, insomma come piace a me. Mentre questo correttore diciamo che è un po' più secchino. E con questo fondo sotto, secondo me, funziona bene. Vado a fissare il contorno occhi con la cipria di Fenty Beauty. Lei è assolutamente la mia preferita. La Pro Filter Mini Instant Retouch, perché questa è la versione mini, ma guardate già quanta ce n'è. Nella colorazione Butter. E utilizzo la spugnetta, questa di Real Techniques, che è quella apposta per le polveri. Si chiama Miracle, aspettate, Miracle Powder Sponge. Questa spugnetta è la vita. Mi piace un sacco, sapete che non uso tanta cipria, ma è favolosa. È bellissima, è comodissima, veramente. Sono andata giusto a mettere nei punti un po' più, diciamo, esposti, anche se la mia pelle ho scoperto che non produce sebo, ma questa è un'altra questione. Andiamo avanti con le sopracciglia. Ormai lo sapete, da indovinate, una Hublot Brow Divine. Vado a fissarle col mio fissante preferito, che è quello della Benefit, che è il Gimme Brow. Cioè, in realtà è a pari merito con quello di Anastasia Beverly Hills, li alterno. Mi piacciono entrambi. L'utilizzo nella colorazione 4. Come palette viso, assolutamente lei, della Benefit, la palette Cheek Leader. Io ho la Bronze Squad, che è quella rosa, è uscita l'anno scorso e tra l'altro per la Miss Sephora che è uscita una cosa simile anche quest'anno, però trovo più bella quella dell'anno scorso, perché ha dentro, sempre mi sembra 5 cialde, grossa così, sui 65 euro.
ha dentro qualcosa di nuovo, ovviamente, anche un blush nuovo. Ecco, però io uso questa, quindi ovviamente non acquisto. Vado a fare contour, vado a usare il blush e vado a usare l'illuminante stupendo Cookie. Ovviamente non vi so nemmeno dire la qualità di questa palette, di queste polveri, la Ola è il bronzer più famoso in assoluto, è stupendo. Mi piace un sacco questo blush perché io adoro i blush satinati, non quelli opachi. Preferisco quelli un po' luminosi. Bellissimo, stupendo. Ok. L'illuminante aspetta ad applicarlo perché voglio metterlo dopo che pisto il make-up, quindi accantoniamo un attimo la cheerleader e passiamo alle labbra. Utilizzo come matita labbra Huda Beauty, secondo me sono le migliori ragazze, insieme a quelle di MAC. Questa è la HBIC. Sopra vado con il mio prodotto preferito, veramente lo sto usando sempre, questo di Dior Lip Glow Oil nella colorazione 015. Ora ci concentriamo sugli occhi, io utilizzo lei, la amo immensamente, Natasha Denona, è la Mini Nude Palette, colori neutri, come piacciono a me, da tutti i giorni, con tre luminosi e due opachi. Mascara preferito, questo di Lancôme, è il Grandiose Extreme, nero ovviamente. Fisso il tutto con il fissante Set Refresh Mist, quindi fa anche da mist, oltre che settare, questo di Morphe in collaborazione con Jeffree Star. Non potete capire, la vaporizzazione di questo spray penso sia il migliore in assoluto. Batte anche quello di Mesauda, il Glow Mist o il Mist and Glow, che l'ho finito già un po'. È proprio questa vaporizzazione sottilissima, è una nuvoletta che ti avvolge, per questa festa di tavola mi piace un sacco. Bene, adesso passiamo al nostro illuminante pennello e andiamo a prendere lui, Cookie. E voilà, ecco finito il mio make-up con i miei prodotti favoriti, i miei preferiti. Ho realizzato un make-up che realizzo praticamente sempre, nulla di estremamente complicato, nulla di estremamente strong. Questi sono i miei make-up da neanche everyday, perché magari non carico neanche così tanto, sinceramente. Però ecco, sono i miei trucchi preferiti, quelli più semplici, naturali, luminosi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di andare a vedere anche il video di Angelica. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!